Il compost è un fertilizzante organico, per la precisione è un ammendante, quindi è un prodotto innanzitutto che migliora le caratteristiche del suolo, migliora la struttura, migliora la lavorabilità del suolo e fornisce anche elementi nutritivi alla nostra agricoltura. Deve essere fabbricato da matrici pulite, selezionate. E quindi abbiamo il compost da soli matrici vegetali, da scarti vegetali, rifiuti vegetali dei nostri parchi e dei nostri giardini, tipicamente gli sfalci, le potature che ciascuno di noi produce nel proprio giardino, ma anche nelle aiuole piuttosto che nei parchi urbani. Un altro feedstock, un altro materiale, un altro rifiuto organico che ha avuto negli ultimi 20 anni un'impennata quantitativa è il rifiuto organico prodotto dalla raccolta differenziata, generato dalla raccolta differenziata. È un rifiuto che deve essere raccolto con determinati criteri, deve essere raccolto con contenitori compostabili o a svuotamento, deve avere una purezza merceologica, quindi contenere poche impurità, proprio perché si va a generare con il processo di compostaggio un compost, un fertilizzante che poi va alla nostra agricoltura. Quindi più pulito è il rifiuto che si tratta, maggiore è la qualità del compost che si utilizza.